Allora, l'iniziativa del sacco etnico si inquadra in una serie di iniziative che AMSA porta avanti da tempo per accompagnare i nuovi stili di vita, con un duplice obiettivo in questo caso, di migliorare la percentuale di raccolta differenziata e di accompagnare gli esercenti, in questo caso i 200 ristoratori contattati, verso un graduale abbandono delle plastiche monouso. Abbiamo coinvolto i ristoranti etnici, che sono un'importante realtà a Milano, attraverso dei mediatori culturali, per essere sicuri che il messaggio venisse consegnato nelle modalità opportune e in una lingua facilmente comprensibile. Abbiamo spiegato i concetti di raccolta differenziata e dato loro una mano nel creare la giusta conoscenza di questi principi anche presso i loro clienti. Il progetto Un Sacco Etnico, attraverso la mediazione linguistica e culturale, si rivolge alle attività di ristorazione etnica di tre zone della città di Milano, con l'obiettivo di comunicare a questi ristoratori le limitazioni introdotte dalla direttiva Single Use Plastics e quindi il fatto che alcuni prodotti non possano più essere immessi sul mercato, alcuni prodotti di plastica monouso, e con l'obiettivo quindi di migliorare anche la raccolta differenziata di queste attività di ristorazione. Operiamo con dei mediatori e delle mediatrici di lingua cinese, araba e spagnola. Questi mediatori hanno incontrato 200 attività di ristorazione su Milano, proponendo loro di aderire al progetto. Al momento ha aderito circa il 20%. L'adesione è volontaria, quindi per noi è già un ottimo risultato, se pensate che parliamo di sostenibilità ambientale con delle attività che sono state duramente colpite dalla crisi economica, e lo facciamo anche durante il loro orario di lavoro, quindi non è detto che ci diano ascolto. Con queste attività che hanno deciso di aderire facciamo degli incontri di formazione e informazione, il personale di AMSA, sempre accompagnato dai mediatori culturali, spiega le questioni principali della direttiva Single Use Plastics e fa un'analisi accurata della raccolta differenziata per capire se ci sono delle criticità, quali sono, e fornire spiegazioni in modo tale che queste attività non debbano ricevere sanzioni in futuro. Il progetto terminerà a settembre e quindi per allora siamo certi di poter dare risultati più dettagliati.